Lunedì 8 febbraio, bentornati alla nostra rassegna stampa commentata dal consigliere questa mattina Maurizio Marello del Piemonte 2. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Allora, facciamo questa rassegna stampa, pochi titoli commentati in edicola con il consigliere, un'abitudine che abbiamo preso la scorsa settimana e che prosegue con successo questa settimana con lei, consigliere. Dunque, iniziamo subito parlando di un argomento che è pregnante per ciò che riguarda il territorio che lei rappresenta e per ciò che è importante naturalmente per tutti noi piemontesi e per il Piemonte. Il turismo, la riforma non convince tutti. Cirio, Riva del Piano, la riorganizzazione delle agenzie turistiche locali obbligatoria per la legge Madia. Il presidente resta il distretto dei laghi e altri che vediamo ancora. Alessandria potrebbe unirsi ad Alba e ad Asti. Consigliere Marello, so che questo è un argomento che lei ha seguito con particolare attenzione e di conseguenza le domanderei. Intanto, perché arriva questa riorganizzazione e perché non soddisfa? Ma intanto bisogna dire che una riforma non c'è ancora, ecco. Per il momento siamo così ai titoli dei giornali e anche alle rassegne stampa, perché di fatto l'assessore Poggio, l'assessore regionale, sta facendo un tour, proprio questa settimana sarà qui ad Alba per parlare con l'ATL, diciamo, dell'UNESCO, delle Langhe, e per vedere, per capire se ci sono dei margini per una riorganizzazione delle ATL. Io personalmente penso una cosa, ho seguito questo tema, si parla da anni, si parlava già 7-8 anni fa, dopodiché il tema è diventato ancora più pressante dopo la legge Madia che impone comunque una riforma che dovrebbe essere fatta entro giugno, cioè fa salve soltanto quelle ATL che superano il milione di fatturato. Ecco, in questo contesto io da sindaco di Alba 2 anni fa realizzai insieme al sindaco di Asti, insieme ai sindaci dei nostri due territori, quella che fu una storica unificazione, o meglio l'incorporazione dell'ATL di Asti con quella albese ebraidese e di Langhe Roero, un percorso che avevamo peraltro iniziato sin dal 2014, quando i nostri territori collinari diventarono patrimonio UNESCO per i paesaggi vitivinicoli. Quindi fu un percorso dal basso, ecco, un percorso, sottolineo questo aspetto, ecco, perché queste riorganizzazioni non possono essere fatte semplicemente sulla carta o imposte dall'alto, ma devono nascere dalla volontà, diciamo, dei territori, perché le ATL è bene che rimangano innanzitutto legate ai territori se vogliono poter fare delle politiche che siano veramente coinvolgenti. E ripeto, fu un percorso lungo, perché durò qualche anno, ma perché? Perché fu una fusione non a freddo e devo dire che si realizzò un piano di industria turistica, vennero messi in ballo parecchi soldi, perché i due territori, un'ATL mista pubblico-privata tra comuni e privati, danno all'ATL circa 1.200.000 euro all'anno, quindi insomma, qualsiasi ipotesi di ampliamento deve tenere presente anche il fatto che i territori e non soltanto la regione debbono fare la loro parte. Io aggiungo due cose. Intanto la legge Madia, forse non lo si dice, ma non è, diciamo così, una legge inderogabile. Ecco, le singole regioni possono, motivando i provvedimenti, anche derogare, a questa legge, che ha ovviamente oggettivamente un obiettivo, cioè quello di razionalizzare i servizi, e nella razionalizzazione ci stanno anche gli accorpamenti. La seconda considerazione è che io ho qualche dubbio su delle ATL troppo grandi, siano esse fatte dividendo il Piemonte in 4-5 quadranti, siano esse cosiddette ATL di prodotto, cioè mettiamo tutta la montagna insieme, mettiamo tutte le zone collinari UNESCO insieme, perché se si va oltre determinate dimensioni si rischia di perdere quel legame territoriale che dicevo è un elemento importante. Poi, per quanto riguarda il tema della nostra ATL, il dibattito è se estenderla ad Alessandria, quindi fare Alba, Asti, Alessandria, in toto tutta la provincia di Alessandria, o soltanto la parte, diciamo, più omogenea alla nostra, cioè quella collinare del Monferrato.
Mio parere personale è che una TL tutto sommato nuova come la nostra, che ha 2 anni in cui è stata realizzata appunto questa fusione, che insomma porta con sé già un numero alto di comuni, io credo che avrebbe bisogno di un po' di tempo per crescere. Ecco, dopo 2 anni è ancora adolescente, quindi lasciare consolidare i vari meccanismi prima di intervenire nuovamente. E quindi sarei tra quelli che pensano che bisogna ancora, come dire, soprassedere un momento, ecco. Sul piano regionale, io personalmente non credo che il vero tema oggi sia, che è urgente, sia quello di scomporre, ricomporre le ATL, ma sia quello che la regione deve darsi una politica turistica, e per poterlo fare deve strutturare innanzitutto un assessorato che sia molto più forte in termini di risorse umane, di risorse economiche di quanto non sia oggi. E dopodiché deve riorganizzare i vari compiti e i ruoli, perché si parla sempre di accorpamenti di ATL, ma non si dice che cosa si vuole che facciano le ATL in futuro. E io penso che la crisi Covid, che necessita poi di un rilancio, direi, straordinario, fuori dal comune, rispetto agli anni precedenti del nostro turismo, abbia bisogno di una fortissima regia dal punto di vista promozionale della regione. Per cui ho visto queste 2 belle pagine della stampa, rispetto alle quali poi alla fine la conclusione è i territori tutto sommato guardano con diffidenza questo meccanismo della riorganizzazione, e la stessa politica non mi sembra così unita, perché l'appoggio dice una cosa e Cirio, che il turismo lo conosce bene, dice piano, andiamo adagio, non possiamo imporre nulla. Ecco, forse io sostituirei a queste 2 pagine altre 2 pagine in cui la regione dice: ecco, questa è la mia politica per i prossimi anni sul turismo. Così intendo farla, così intendo coinvolgere le ATL per rilanciare il Piemonte sul piano nazionale ed internazionale. Invece io, consigliere, la porto da una situazione, insomma, di attesa a un'altra, però nazionale, con la crisi di governo e con le attese che ci sono naturalmente per il programma che sarà quello del futuro governo Draghi. Impresa, lavoro e sanità, il programma di Draghi per la coesione sociale. Allora, premettendo è una battuta che probabilmente questo è il governo che si prepara a nascere con la maggioranza più ampia che almeno penso personalmente chiede la nostra età. Ricordi, perché sembra che tutti vogliono entrare nella maggioranza dei Draghi, c'è cioè però molta, molta aspettativa. Questi sembrano sono i tre pilastri più importanti, quelli che abbiamo già sentito nei passati mesi: impresa, lavoro e sanità. Chissà che non sia la volta buona per quella coesione sociale che viene sottolineata nell'articolo del collega di Repubblica. Senta, lei intanto come sta guardando a questa crisi di governo? Con interesse, preferisce guardare insomma al programma quando sarà concluso? Ci sono diversi modi insomma per guardare alle vicissitudini politiche che si presentano quando ci sono queste crisi di governo, miste tra attese, curiosità, perplessità. Lei come Certo. si pone? Vabbè, certo, guardo con grandissimo interesse, non fosse altro perché questa crisi cade in un momento in cui era bene non aprirla, una crisi di governo, insomma, siamo in una fase molto molto critica e straordinaria della vita del nostro paese, ma direi, insomma, del mondo intero. Però la crisi si è aperta, quindi non voglio tornare su temi su cui in questi giorni, insomma, i giornali, le televisioni hanno parlato diffusamente. Ma io credo che questa sia una crisi anomala, nella quale i partiti indubbiamente hanno un margine di movimento molto molto ridotto. Molto molto ridotto perché? Perché intanto questo sarà un governo del Presidente, cioè del Presidente della Repubblica, che ha individuato, tra l'altro, per guidare questo governo non una personalità di alto profilo, ma di altissimo profilo. E questo è il secondo elemento che, tra virgolette, non può che positivamente imbarazzare i partiti stessi, perché di fronte ad un uomo di questo profilo, di questo rilievo, non solo nazionale, ma direi internazionale, mondiale, eccetera, i partiti non possono che guardare con grande attenzione e grande rispetto, anche tenuto conto del fatto che, insomma, la politica non ha dato prova invece di atteggiamenti e di profili altissimi, non solo oggi, ma direi da un po' di tempo a questa parte. E il terzo elemento, io credo però che vedremo adesso quale sarà il programma, ma questo margine ristretto di movimento sta nel fatto che
il programma non può che mettere inizialmente al centro le cose che ha detto il Presidente della Repubblica, cioè qui bisogna vaccinare gli italiani nel più breve tempo possibile, quindi avere un piano di vaccinazioni efficace, no? Compatibilmente col fatto che le industrie farmaceutiche, diversamente da quanto hanno fatto sino ad oggi, mantengano fede ai patti e quindi forniscano il vaccino nei tempi promessi, e poi i soldi del recovery, perché non dimentichiamoci che una delle ragioni per cui no, non si poteva andare al voto in questi 2 o 3 mesi, come ha detto il presidente Mattarella, è che noi entro fine aprile dobbiamo chiudere la partita del recovery con l'Europa. Quindi, insomma, queste direi che sono le 2 cose sostanziali. Poi sappiamo che il recovery in realtà poi impatta su tutti quei temi che tu dicevi, e cioè lo sviluppo economico, la coesione sociale, il lavoro. I soldi non basta prenderli, ma poi bisogna spenderli nel migliore dei modi. Ecco, quindi penso che alla fine, se si sviluppa una maggioranza ampia e i partiti, per fare una maggioranza ampia, debbono temporaneamente fare i passi indietro ciascuno e andare invece nella direzione di una unità dei tenti, e dall'altra si crea una squadra di governo con personalità autorevoli, io credo che tutto questo sia positivo e si creino le condizioni per cercare di gestire al meglio questi 4-5 mesi che saranno determinanti, questo è inutile dirlo, per il futuro del nostro paese. Senta consigliere, io le chiedo una riflessione flash su un'intervista che personalmente ho trovato molto interessante, quindi la propongo in questa rassegna che guardiamo insieme, ed è quella a Landini su Repubblica. Il lavoro è prioritario, Draghi ci porti fuori dalla precarietà. E la riflessione che io con lei voglio fare, ma veramente in modo molto veloce perché siamo in chiusura, è sul mondo del lavoro che è cambiato in questo ultimo anno. Noi stessi in questo momento ci troviamo a fare un'intervista, un incontro che se non ci fosse stato il Covid avremmo fatto in presenza. Sicuramente il lavoratore si trova a vivere in condizioni differenti, quindi serve sicuramente un riesame del mondo del lavoro, è una cosa molto, molto importante, molto profonda, e serve anche attenzione a quei comparti, e mi riallaccio all'argomento dal quale siamo partiti, che hanno patito tantissimo in questo anno di Covid. Penso alla montagna, ne abbiamo parlato in apertura, al turismo, a settori come quelli della neve che sono fermi ormai da stagioni. E forse è davvero il nodo più intricato da sciogliere, quello del lavoro. Sì, ma guardi, parto dal fondo, un flash. Lei ha citato nell'ambito del turismo il tema della montagna, no? Insomma, anch'io vengo da una provincia, quella di Cuneo, che è particolarmente coinvolta. Abbiamo avuto il paradosso delle montagne che sono cariche di neve e degli impianti chiusi, ma chiusi perché, insomma, c'è una pandemia in corso, quindi ci sono delle ragioni sanitarie che hanno impedito questa riapertura. Ecco, adesso si affaccia per la metà del mese la prospettiva di una riapertura, sia pure al 50%. Io credo che, insomma, bisogna lavorare intanto nell'immediato, sperando che non ci sia una recrudescenza del virus nel mese di marzo, affinché questa parte di stagione che rimane e che può ancora essere interessante, perché di neve ce n'è tanta, possa costituire quantomeno così una stampella ad una stagione oggettivamente che è stata pregiudicata, questo per gli operatori, ma direi per la montagna in generale, per l'economia montana in generale. Però poi è chiaro che questo tema, sia dal punto di vista nazionale, ma anche come regione, dobbiamo prenderlo in carico, e non semplicemente in una logica di bonus, perché con i bonus si danno delle piccole mani, ma non si va da nessuna parte, ma cercando di, noi iniziamo adesso a ragionare di un bilancio preventivo in questi giorni che ci traghetterà di qui ai prossimi 3 anni, pensando anche come mettere in atto delle politiche di rilancio che abbiano un respiro un po' più ampio in questi 3 anni, che non semplicemente il singolo bonus che possiamo dare. Venendo invece alla parte dell'intervista di Landini, a me ha colpito un passaggio molto, molto interessante, perché il giornalista incalza Landini dicendogli: ma come, lei ha grandi attese in questo governo, no? Lei sindacalista, ha grandi attese nei confronti di un banchiere, ecco, siccome un banchiere, un uomo che arriva dalla finanza, potesse risolvere i problemi del lavoro. E Landini cita una stagione che fu la stagione del governo Ciampi, che era un banchiere come Draghi,
poi diventò Presidente della Repubblica, che fu forse l'ultima vera stagione, siamo nel 93-94, di vera e di autentica concertazione. Per chi non si ricorda questa parola era, soprattutto nella Prima Repubblica, una parola d'ordine, cioè il fatto che le politiche del lavoro e le politiche economiche venissero dai governi che si succedevano nel tempo, concertate con le parti sociali, sindacali, siano esse dei lavoratori, siano esse datoriali, perché questo era il modo migliore per riuscire a mettere in pista delle politiche del lavoro che fossero effettivamente efficaci ed aderenti alla realtà. Ecco, poi questa concertazione negli anni, con fasi alterne, gradualmente indebolita, fino, questa parola oserei dire, che è sparita quasi dal gergo politico italiano. Ecco, secondo me, se con questo governo si recuperasse questo termine e questo atteggiamento, e io credo che su questo Draghi sia una persona che lo può fare, e sarebbe già un passo a livello di metodo fondamentale, perché le questioni relative alla precarietà del lavoro, alle nuove forme di lavoro, alle nuove povertà che ci saranno, anche perché comunque il tema, quando finirà la cassa in deroga e finirà il blocco dei licenziamenti, il tema della disoccupazione diventerà di nuovo un tema dai contenuti fortissimi, lo era già prima ancora del Covid, e il tema della trasformazione del lavoro, che il Covid comunque ha accelerato, lei l'ha detto, senza Covid noi non saremmo qui a parlarci al computer, ma sicuramente ci troveremo in una fase in cui determinati lavori tenderanno a sparire e altri tenderanno a nascere. Quindi, ecco, se non la si gestisce, no, questa fase così strategica, che porterà con sé anche con i soldi del recovery tanti miliardi, noi rischiamo di perdere un'occasione storica, e soprattutto per le nuove generazioni. E mi chiudo, perché voglio ricordare che il titolo dei fondi del recovery, quello vero, è quello che guarda le future generazioni. Ecco, noi cerchiamo con questa operazione non di lasciare semplicemente un debito alle future generazioni che dovranno poi pagarlo, e di debiti purtroppo gliene abbiamo già lasciati troppi in questi decenni, ma cerchiamo di lasciare alle future generazioni delle nuove opportunità. Consigliere Marello, grazie per questa lettura insieme a noi di alcuni titoli dei giornali di oggi. Naturalmente ci vediamo domani mattina, intorno alle 10 puntuali, ci ritroviamo qui sui canali del Partito Democratico e del Gruppo Consiliari in Regione per fare il punto sugli argomenti pregnanti della giornata. Ancora, arrivederci, buona giornata. Buona giornata a tutti, buona giornata.